Qualche tempo fa vi ho fatto vedere in un video come poter giocare a PlayStation 4 utilizzando un Mac e un PC. Avete in molti interagito con questo video, in molti mi avete scritto privatamente su Facebook dicendovi che vi è stato utile, ma anche dicendovi che avete trovato molte difficoltà nel giocare in streaming con la PlayStation 4 utilizzando un Mac o un PC perché avevate problemi di connessione lenta. Si può capitare perché in effetti la connessione minima, la banda minima necessaria per giocare con questa modalità è di 12 megabit in upload e in download. Può capitare che anche alcune reti domestiche, carissimi amici miei, possano risultare più lente, soprattutto se si è lontani dal punto di accesso, se la PlayStation è lontana dal punto d'accesso o per esempio se il computer è lontano dal punto d'accesso. In questo video cosa vi farò vedere, ragazzi? Vi farò vedere proprio come risolvere questo problema. Lo faremo modificando non solo la risoluzione di gioco, risoluzione che può variare dai 720p fino a una risoluzione molto più bassa, ma anche modificando il frame rate di gioco in modo tale da poter adattare un po' la qualità alla velocità di connessione disponibile e comunque riuscire a giocare senza rallentamenti. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo Unitech Fanpage. Quando si gioca in streaming con PlayStation 4 utilizzando un Mac o un PC e il PlayStation Remote, può capitare che in alcuni casi compaia un'icona nella visualizzazione del gioco e nella visualizzazione della console e che la qualità del video inizi ad andare male, ad andare a scatti fino ad arrivare alla disconnessione del servizio. Ebbene, dipende tutto dalla velocità di rete e quindi anche dalla qualità dello streaming. Per risolvere questi problemi, tutto quello che dovrete fare sarà premere nel menu file dell'applicazione e andare nella voce preferenze. Si aprirà quindi una nuova finestra nella quale quindi potrete scegliere la risoluzione da utilizzare per lo streaming, che ovviamente se la rete è bassa è consigliabile bassa, e anche il frame rate che è veramente molto influenzabile dalla velocità di rete e che quindi se la vostra rete è lenta deve essere comunque impostato più basso. Questo è quanto e vedrete che sarà tutto più veloce. In questo modo, ragazzi, potrete adattare la qualità di gioco alla velocità della vostra rete. È chiaro che abbassando la qualità del video, abbassando il frame rate, l'esperienza di gioco non sarà di certo paragonabile a quella di una TV, però è sempre meglio poter giocare così rispetto a non giocare mai quando la TV è impegnata, per esempio. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento è al prossimo video di Tech Fanpage.